Ciao, siamo al lago di Viverone, un lago che ha fatto molto parlare di sé ultimamente, non tanto per la pesca in se stesso, ma per quello che ha dovuto subire in questi ultimi anni, neanche mesi. Ormai vicenda nota a tutti quanti pesci siano stati portati via e oggi invece è un giorno particolarmente importante perché un gruppo di amici pescatori ha voluto fare qualcosa di nuovo, di diverso. Un po' una cosa a sé, diciamo. Dopo tantissimo tempo, perché la cosa è stata lunga e tortuosa, siamo arrivati finalmente al giorno in cui arriverà finalmente un camion con dei pesci da immettere dentro il lago per dare un po' di nuova vita, visto che ormai qua dentro non sono più tante ormai le carpe che nuotano. È un giorno importante un po' per personalmente perché vabbè, lo sanno tutti quanto io tenga sto lago, ma molte altre persone e persone che magari non ci hanno neanche mai pescato hanno dimostrato quanto ci tengano a comunque posti che sono di tutti. Finalmente siamo arrivati a un dunque. Tra poco più di un'ora finalmente arriveranno queste nuove pargole. E un gruppo di amici, come dicevo prima, ha fatto in modo che questa cosa potesse finalmente prendere atto. Davanti alla telecamera non ci so stare e quindi un ringraziamento a tutti. E farò qualche nome giusto di questa stretta cerchia di amici perché ci tengo particolarmente. E Salvo, Willy, Christian, Marco, Daniele, Ale, così come ci tengo a ringraziare anche alle persone che hanno partecipato alla raccolta, visto che qua nessuno ci ha dato una mano economicamente. Allo stesso modo vorrei ringraziare anche comunque i ragazzi tutti del posto, della brigata Car Fishing Viverone, perché anche loro mi hanno dato una mano e negli ultimi mesi comunque ci siamo tenuti in stretto contatto sia per le vicende, diciamo, di scandalo del lago, sia per questa nuova missione. A tutti gli altri comunque un grande ringraziamento perché a oggi riusciremo a immettere 500 kg di nuove carpe che speriamo prendano una residenza fissa. This nightmare is almost now awake. Open my fist.
la promessa la vuoi. E si spera tu ci venga a farla, magari quando piglia 10 kg non la ruba nessuno. E questo è l'effetto che fa mettere i pesci nell'acqua, non portarli via. Vai piccina, vai. Grazie a tutti, ragazzi.